È finito con uno scoppiettante 4-4 il campionato di un Foggia che già da tempo aveva certificato il salto nella categoria superiore. In goi amaro invece il Chieti, retrocesso in Serie D e al quale anche una vittoria sarebbe servita a poco. Il festival del gol è quello dei saluti, Padalino da spazio a molte seconde linee. Il Foggia parte tuttavia male e incassa l'1-2 micidiale in appena 3 minuti. Al 20° De Giorgi c'entra dal limite l'incrocio dei pali, sulla respinta Berardino mette dentro su assist di Guidone. Il vantaggio galvanizza gli abruzzesi che, come detto, dopo appena 3 minuti trovano il raddoppio. 5 viene steso in aria, l'arbitro accorda il rigore che Guidone trasforma. Chieti in doppio vantaggio, Foggia in bambola e che rischia di capitolare ancora. Poi la reazione e il gol che tiene viva la contesa. Arriva ad un passo dal riposo la punizione di Giglio, incrocia una deviazione e costringe Robertiello al miracolo, il portiere del Chieti. Nulla può però sul tap-in vincente di Filosa. Il Foggia pareggia al 7° della ripresa, fa tutto Venitucci, abile a girarsi e a trovare la conclusione vincente che impallina l'estremo difensore neroverde. L'illusione dura però appena 2 giri di lancette e il tempo che trascorre dal gol del pari al timbro di Berardino che dal centro dell'area riesce a trovare l'angolino e la rete del 3-2. Giornata da ricordare, almeno sotto il profilo personale, quella di Berardino, che al 25° trova addirittura il poker con una bordata che va ad infilarsi sotto la traversa. Nel finale il Foggia ha l'occasione per accorciare. Venitucci viene atterrato in area, rigore che Cavallaro si fa parare prima di sciupare pure sulla respinta del portiere. Gara chiusa, ma che, perché Richella, all'esordio, trova il tempo per raccogliere la respinta di Robertiello e siglare il primo centro in maglia rossonera. E Cavallaro, in zona recupero, evita la terza sconfitta di fila dopo l'assolo di Chiere Mateng e il conseguente assist sotto porta. Game over, campionato finito. È già tempo di futuro.